a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico per evitare i tagli che CNH ha annunciato con il suo piano, che prenderà forma da giugno prossimo. Tagli che comprendono anche la chiusura dello stabilimento FPT di Pregnana Milanese del gruppo CNH, dando il ben servito a ben 300 lavoratori. L'azienda in trattativa ha riconfermato il piano, ma il Ministero ha invitato i vertici aziendali ad evitare la chiusura dello stabilimento milanese. Intanto oggi i lavoratori hanno scioperato con tanto di presidio davanti ai cancelli aziendali. Nell'incontro l'azienda ha riconfermato questa volontà, ma il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato che il tempo che ci rimane, perché l'azienda vorrebbe realizzare questo piano a partire dal giugno dell'anno prossimo, momento in cui dovrebbe trasferire tutta la produzione, fino insomma all'anno successivo ancora, fino al 2021, quindi il Ministero ha dichiarato che questo tempo deve servirci per evitare la chiusura di uno stabilimento, dello stabilimento di Pregnana Milanese. E quindi il Ministero insomma ha dichiarato all'azienda la sua contrarietà, ha invitato anche la Regione Lombardia, che era presente, a incontrare l'azienda, cosa che peraltro la Regione Lombardia ha già fatto, per verificare se c'è la possibilità di, insomma, attraverso le strumentazioni previste dalla legge, insomma, di evitare questa chiusura, eventualmente venendo incontro all'azienda rispetto a determinate esigenze. Dopodiché, fatte queste ulteriori verifiche territoriali, ci si rivedrà al MISE, sicuramente prima della fine dell'anno e quindi presumibilmente entro il mese di novembre. Speriamo che ovviamente l'azienda si convinca, cosa che però fino al momento non ha fatto. Per questo motivo noi saremo davanti alla sede di Pregnana Milanese come Film Fiomme Wilm per 2 ore di sciopero, che tra l'altro sono state proclamate a livello nazionale proprio per denunciare il fatto che molte aziende stanno rientrando in crisi, stanno utilizzando ammortizzatori sociali, stanno licenziando. Noi daremo appuntamento a tutti i metalmeccanici milanesi, in particolare ai delegati delle aziende che sono in crisi, e ci sarà proprio un'assemblea pubblica con i lavoratori in sciopero, nella quale parleremo sia della situazione di Pregnana che di altre situazioni che stanno di crisi che stanno interessando altre aziende del Milanese.